impegni e di studi, infatti è una parte della mia tesi di dottorato che ho discusso all'Università di Venezia 2 anni fa. Non è un romanzo e mi rendo conto che non è un libro nemmeno facilmente digeribile per chi magari non è addetto ai lavori, però ecco, la novità, l'innovazione del mio libro, come ha sottolineato il professor Balani al tempo della prefazione, è che è una monografia moderna. Cioè io ho usato tutte le più moderne tecnologie, rilievo laser scanner, e abbiamo fatto i sondaggi, le pavimentazioni col geodata, analisi delle malte, ricostruzioni tridimensionali, insomma ecco, ci siamo sbizzarriti questi anni per ricostruire proprio come doveva essere in un ambiente tridimensionale, un momento complesso come quello della chiesa di San Lorenzo. Medievale è una categoria che è una categoria molto ampia, molto vaga, volutamente, no? Quindi comprende tutto ciò che ha a che fare con la passione artistica coniugata al medievale. E vince in questa categoria un orafo pugliese che si chiama Morabanco, che invito a venire qui. Buonasera a tutti, io sono Antonio Moramarco, sono parte dello staff di famiglia del nostro laboratorio Morafo. Abbiamo un laboratorio ormai, l'anno prossimo facciamo 20 anni di attività e siamo ad Altamura, una città comunque con la cattedrale federiciana. E diciamo che è partito, diciamo, questo percorso su repliche di pezzi storici, quindi corone che avevano fare comunque con corredi reali. Inizialmente la cosa è nata perché ad Altamura anni fa, ormai credo sia la nona edizione, hanno messo su una importante festa medievale, si chiama Federicus, e colgo l'occasione per ringraziare comunque anche la Fortis per quello che fa, insomma, sul territorio. A questo punto sono particolarmente contento di chiamare un caro amico che è reduce da un tour interminabile per il 50° anniversario di Mister Buffo di Dario Fo. È l'unico vero grande interprete di questa opera ed è con noi Mario Pierola. Buonasera a tutti, grazie di essere tutti qua, è stato anche per me una bella sorpresa, è il primo premio che vinco nella mia vita, non è male, 70 anni. Io devo ringraziare due persone speciali e poi una terza speciale, il primo è Dario Fo e Franca Rana, le quali... Prima di conoscere Dario Fo e Franca Rana, non avevo la più pallida idea di cosa fosse il Medioevo. L'unica cosa che mi ricordo del Medioevo era quella famosa frase che si dice ancora oggi, che secondo me bisognerebbe cambiare, quella dei tempi bui del Medioevo. No? Quali tempi bui? Rispetto a quelli che sono oggi i tempi, sembravano tempi illuminati quelli, dove capitavano cose straordinarie. E l'altro ringraziamento va a mia moglie Angela, che se non fosse stata per il suo continuo supporto e crederci in quello che io mi ero prefissato di fare, di portare avanti, non so se sarei riuscito ad andare avanti. Come ha detto Maurizio in questa presentazione, sono appena tornato da un giro che mi ha portato dalla Bielorussia al Canada e dal Canada a Israele, raccontando le storie, gli spettacoli di Dario Fo nella lingua inglese e nella lingua italiana.
Siamo alla categoria gruppi storici, dove i primi classificati sono i credendari del Cerro, che vengono dal Piemonte. Io da Piemonte sono anche molto contento. Buonasera a tutti, sono Manuel Magnizzo, presidente dell'associazione, assieme al nostro vicepresidente Laura Ricciardi, e penso di parlare a nome nostro e di tutti quanti. Ah, posso chiedere un attimo, tanto brevemente, poi lo farei partire così si sente Laura. E siamo onorati di vincere questo premio, ringraziamo l'Italia Medievale, proprio nel nostro ambito decennale associativo, nel quale abbiamo tenuto un evento che ha cercato di riportare alla luce quello che era il passato del territorio piemontese, in particolare del Canavese, mediante il rispolvero delle antiche arti manuali. Quindi abbiamo dato luogo in questo splendido castello, che è il castello del Margravi di Rivarolo Canavese, a un concorso d'arte mestieri a livello nazionale. Dopo questo bellissimo filmato, una grande musica di chiamata alle arti, chiamiamo il prossimo vincitore della categoria di istituzioni, ed è il mondo di Federico II da Copesole in Basilicata. Buonasera a tutti. Innanzitutto permettetemi di ringraziare l'Associazione Italia Medievale per questa occasione. Anche noi, come dicevano poc'anzi, abbiamo partecipato quasi per gioco. Non ci credevamo neanche noi che potessimo, insomma, un piccolissimo paese della Basilicata, non so di quanti di voi lo conoscano, con un grandissimo castello, forse uno dei più belli castelli federiciani del sud Italia. Quindi diciamo, abbiamo quasi partecipato per gioco. Pensavamo che, essendo una piccola comunità, in una votazione così larga, così ampia, così importante, non avremmo avuto nessuna possibilità, anche se noi crediamo molto nelle nostre potenzialità. E che il mondo di Federico, questo museo narrante che si trova all'interno del castello di Lagopesole, che se mandiamo il PowerPoint vi faccio vedere. Questo è il nostro castello. Se possiamo andare un attimo avanti, vi facciamo vedere. Questo è il piccolo borgo di Lagopesole, che praticamente è il territorio di cerniera tra il Potentino e il Vulture Mertese. Quello che vedete alle spalle è il Monte Vulture, un vulcano spento, nei due crateri ormai spenti si sono formati due bellissimi laghi, e tutta la valle praticamente che va dal castello di Lagopesole fino a Monte Vulture viene chiamata Valle di Vitalba. Abbiamo visto lo splendido castello di Lagopesole in Basilicata. Ora, io giuro, non sapevo che nei poco più di 6.000 km quadrati della regione Trentino ci fossero oltre 300 castelli. Quindi il castello è sicuramente uno degli elementi più evocativi, insieme ai cavalieri e dame della nostra epoca medievale. E un applauso ai vincitori della categoria Castelli del Trentino. Buonasera a tutti, ben intervenuti. Sono Anna Maria Azzolini, sono un'archeologa medievalista e rappresento il Museo Castello del Buon Consiglio. Porto naturalmente il saluto del mio direttore, la dottoressa Laura D'Altra, che oggi non ha potuto essere qui presente per impegni precedentemente presi. Anch'io naturalmente ringrazio il presidente dell'Associazione Culturale Italia Medievale e vi presento veramente in pochissimo tempo qual è stato il nostro lavoro. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Ringrazio l'Associazione Italia Medievale per il premio
Io sono Francesco Celato, sono laureato in Cattolica, Filologia Moderna. Io però, rispetto a tanti che sono qua, non sono medievista, tuttavia. In realtà sono classicista per formazione. Attualmente insegno in una scuola privata, un liceo a Brescia. Dunque, il mio è un sito, un blog, potremmo chiamarlo così più esattamente. Quello di cui occupo è chiaramente il Medioevo e le funzioni del mio sito, che è molto semplice, sono quelle di condividere materiale di studio, di ricerca per diciamo, aiutare sia i ricercatori, quindi questa diciamo, è la mia ambizione, ma anche come dire, gli appassionati e anche i colleghi docenti, magari per come dire, far fare le ricerche ai ragazzi, quindi fornire anche materiale multimediale, immagini, ma soprattutto testi. Testi che solitamente io per premura, insomma, anche per scuola, diciamo, per l'università. Il libro di Gregorio VII, Papa Gregorio VII, il brano di Soana, e il caro amico è Glauco Maria Cantarella. E diciamo che la passione è aumentata.
anche la ricerca è diventata più approfondita, i materiali utilizzati diventavano sempre più difficili da trovare anche. E tutto questo è un lavoro di volontariato. Scrivo perché io sono una restauratrice di affreschi.
e con mio marito Mauro Nicola sono titolare di una ditta che si occupa di restauro. Io, cioè l'artista, in realtà io la seguo, ho tanti anni passati in cantiere, ho fatto anche la mia gavetta, seguo la parte teorico-amministrativa della ditta e anche gli studi storici archivistici qualora ce ne sia necessità, ed è proprio questa parte del mio lavoro che è quella che più mi affascina e mi appassiona, tant'è che anche poi nel tempo libero mi dedico a ricerche su temi che mi coinvolgono e mi entusiasmano in quel momento. Il tema artistico resta comunque il mio filo conduttore. E quando la prima falce di luna di Paola Rolfo. Nei primi scavi archeologici sono stati nell'ambito del Medioevo, poi ho cambiato strada, comunque il Medioevo è sempre stata una cosa importante per me. Nel mio piccolo racconto, essendo una genovese, anche se quasi 50 anni che abito a Torino, mi ha fatto piacere ricordare Genova e soprattutto il ruolo della donna nella Repubblica per certi aspetti più libera e più aperta che in tutto il resto dell'Italia. Quindi tutto qua. Grazie. L'altra terza classificata in seguito è Roberto Basini con il racconto La bastarda del dragone rosso. Grazie, ringrazio l'associazione che dà questa possibilità in mezzo a tutti questi storici medievalisti, anche a noi modesti scrittori, di scrivere questi piccoli racconti che poi ci sono premiati nella situazione grande. Io scrivo racconti oro e quindi mi sono ispirato alla leggenda medievale, se non sono Bizzeffe. Il personaggio che ho scelto è un personaggio inquietante, che qui naturalmente i medievalisti conoscono, che è Bernabò Visconti, signore di Milano del 1350-1385, un personaggio veramente inquietante perché aveva due grandi passioni, una per dei cani. In Piazza Missoli c'è la casa dei cani, dove lui teneva 5.000 cani, dicono, ma poi costavano troppo, quindi li dava anche ai suoi concittadini, che però se non potevano avere i cani rischiavano pene corporali, oppure addirittura venivano impiccati. Si narra che addirittura un ragazzo che si è raccontato, perché lì molti cacciavano i cinghiali ma dovevano avere il permesso del signore, questo ragazzo aveva raccontato che aveva sognato di aver catturato un cinghiale. Beh, allora siamo arrivati alla fine di questa avventura. Io direi che per terminare ci affidiamo ancora per l'ultimo saluto agli amici di Lira Medievale. Ringrazio a tutti voi che siete venuti, che avete affrontato anche i viaggi impegnativi, perché siete arrivati da tutte le parti d'Italia. Vi ricordo il nostro sito italiamedievale.org, dove trovate tutto quello che facciamo, quelli che sono i nostri progetti, i nostri eventi, le nostre iniziative e anche i nostri desideri per continuare questo percorso che dura ormai per 17 anni. Il mio unico ringraziamento del Presidente Maurizio Guerini, anche perché delle storie che vengono portate qui non solo con i racconti e con le vostre attività che vi hanno portato a vincere, ma proprio con il fatto che viene da tutte le parti d'Italia e che ognuno di noi fa migliore con la sua esperienza personale, chi perché aveva dei castelli nel suo territorio di origine, chi perché aveva dei lontani antenati che sono vissuti e hanno avuto una storia particolarmente, chi perché ha portato
Grazie.